di questi tempi c'è anche il vigile del fuoco. Per lui mantenere la distanza di sicurezza per evitare il contagio mentre si sposta, mentre opera con i colleghi, mentre soccorre una persona è praticamente impossibile. La nostra Rosa Maria Aquino. Purtroppo stanno arrivando degli esiti che sono parecchio allarmanti. Su 35 tamponi fatti, 7 sono positivi, 7 su 35 è una percentuale altissima. Credo che il comando di Padova sia altamente compromesso. Ragazzi, ascoltatemi. Domani mattina alla lunata io non ci sarò perché una ragazza che sta in camera con me si è sentita poco bene. A quanto ho saputo, soccorso persona, se non sbaglio a Bresso, è saltato fuori che la persona aveva già dei sintomi e adesso l'autopompa di Sesto è in quarantena. Sembra che lui stava male già da una settimana. Naturalmente questo è a nostra insaputa. Sembra che questi diciamo sintomi di tosse con la fuoriuscita del sangue è successo nei giorni passati. Il comando secondo me deve prendere funzionario di guardia o chi per lui, gli vai a casa di questo tipo che è un collega e accertati che gli venga fatto il tampone subito. Quelle che avete sentito sono le testimonianze dei vigili del fuoco. Scarse o intempestive le informazioni sui colleghi contagiati, turni azzerati o ridotti, la paura di contagiare e contagiarsi a vicenda. Così i vigili si sono affidati ai social con un importante messaggio. Attenzione, il contagio possiamo essere noi. Non abbiamo mascherine, non abbiamo guanti, non abbiamo occhialetti. Le uniche mascherine che ci sono state date ci è stato imposto di utilizzarle solo ed esclusivamente su interventi in presenza di caso di coronavirus conclamato. Se noi non ci proteggiamo, quando andiamo a fare l'intervento a casa magari della signora anziana che è caduta dentro casa e noi la dobbiamo andare a soccorrere, rischiamo di contagiarla. A Milano un'intera squadra, andando a fare un soccorso a persona, si è ritrovato a toccare una persona che era infetta e quindi automaticamente è passata l'intera squadra in quarantena. Alle scuole antincendio di Capannelle all'inizio di marzo ci sono 2 contagiati e 45 finiscono in quarantena. Uno di loro, che vuole restare anonimo, racconta dal di dentro come ci sono finiti. Il problema è che la struttura non permette di fare insomma questa quarantena. Nei giorni successivi al 28 gli stessi che ora sono in quarantena erano a mangiare insieme nella sala mensa. Ma vi danno assistenza medica? Ma guarda, io fino ad ora non ho visto nessun dottore. Vuole sapere come stiamo? Subito dopo la scoperta di questi 2 casi di Covid-19, 120 allievi sono stati mandati a casa. Metà della nostra classe è riuscita ad andare via al venerdì. Sono partiti tutti quanti come delle schegge. Il problema è che poi qualcuno, arrivato a casa, poi si è ammalato. Li hanno spediti nelle varie regioni d'Italia, anche in Veneto e Lombardia, nella zona più calda del contagio. Il primo caso che abbiamo avuto qua a Milano l'hanno tenuto monitorato per 24 ore. Il problema è che il medico del comando, dopo questa valutazione, gli ha fatto un certificato dicendo che lui avrebbe potuto comunque continuare a lavorare e quindi ritornare in mezzo a tutto il personale operativo. Quindi fammi capire, scusa, gli hanno fatto un tampone, diciamo un vostro tampone, e nonostante sia risultato positivo? Il tampone esce, se non sbaglio, con un valore da 1 a 10, valore 2, ecco. Okay. Quindi molto, molto basso. Il medico del comando gli ha detto che poteva rientrare in servizio, è andato a cena con dei colleghi. Ci sono altri colleghi contagiati, quindi? 2 colleghi in ospedale, che sono della sua squadra, e lui che è in isolamento adesso nel modulo abitativo. Uno dei colleghi contagiati, che sceglie di restare anonimo, lo abbiamo sentito qualche giorno prima di finire con una brutta crisi respiratoria in ospedale. Il collega che è stato il primo caso fa parte della mia stessa squadra. Il comando che misura ha preso?
questo ragazzo l'hanno messo in quarantena, diciamo, in una stanza per 24 ore. Gli hanno fatto fare un primo tampone, il risultato positivo a questo primo tampone. Giustamente l'hanno messo fuori, ma dopo l'hanno fatto rientrare in servizio. E lei c'è entrato in contatto? Io ho lavorato fino a venerdì scorso. Il sabato scorso, la sera, io mi sono ammalato. Pensa che si potesse fare qualcosa per evitarlo? Dall'inizio è stato gestito male, perché il comando ci doveva chiamare a tutti quanti della squadra, diceva: ragazzi, venite qua, tampone e tutti quanti in quarantena, immediatamente, senza storie. Ci ha scritto il capo dipartimento dei vigili del fuoco, il dottor Salvatore Mulas, per conto del capo Dattilo, e ci dice che quelle che abbiamo sentito sono esclusivamente posizioni sindacali, che sono state anche denunciate all'autorità giudiziaria, che non ci sono più contagiati, sono in linea con la media nazionale, che per quello che riguarda invece i tre contagiati della scuola di Capannelle sono state seguite le misure di sorveglianza e di sicurezza dettate dalla task force della Regione Lazio e dai medici dello Spallanzani. Dicono anche che non mancano le mascherine e i dispositivi di protezione, che sono state anche chieste, arriveranno presto le scorte. Bene, così deve essere, perché del resto lo prevedeva anche il Piano Nazionale contro le Pandemie. Dopo il 2003, dopo l'aviaria, l'Organizzazione Mondiale della Sanità aveva detto